Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo arrivati al numero 20, come vedete stiamo andando di fretta perché avevo accumulato un po' di numeri, per cui man mano che faccio altri video sono arrivato a mettere il numero 20 proprio oggi, giorno dell'uscita. Come potete vedere abbiamo questi quattro pezzi che adesso andremo ad analizzare, quindi andiamo ad aprire, ecco, apriamo tutto. Andiamo a vedere nel dettaglio i pezzi. Come potete vedere sono le parti superiori delle pareti sia scorrevole che fissa, per cui andiamo a vedere come al solito il fascicolo, vediamo a chi è dedicato questo nuovo numero e poi come al solito procediamo con la fase di montaggio. Allora, andiamo ad aprire questo numero 20, così da vedere a chi è dedicato, e vediamo subito il nostro Draco Malfoy. Draco Malfoy è uno studente della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Qui abbiamo altre foto dove compare Draco e i suoi scagnozzi. Qui abbiamo la foto del professor Piton e il, diciamo, lo stemma di Serpeverde, che in inglese sarebbe Slytherin. Infatti vediamo qui Slytherin e poi andiamo a vedere la pagina di dettaglio di Draco Malfoy. Quindi vediamo che è il figlio di Lucius e Narcissa Malfoy, appartenente alla casa di Serpeverde, e ha una bacchetta 10 pollici in bianco spino, nucleo in peli di unicorno, mentre il suo ruolo all'interno del, diciamo, del Quidditch è quello del cercatore. Per quanto riguarda il montaggio vero e proprio di questo numero, è piuttosto limitato, perché in pratica dobbiamo andare a fare questa parte qui di cornicione lungo il lato fisso e il cornicione lungo il lato scorrevole. Quindi questa è la parte che si apre, mentre questa qui è la parte fissa. Abbiamo la minifigure, diciamo il personaggio di Draco Malfoy, che poi vediamo nel dettaglio, mentre l'unico, praticamente l'unica parte di montaggio che dobbiamo fare in questa volta, in questa uscita, in pratica è unire due volte di seguito questo pezzo, il pezzo CT38 al CT37, per costruire il cornicione esterno. Per quanto riguarda invece il dettaglio della prossima uscita, vediamo che avremo il personaggio di Ginny Weasley e avremo un altro adesivo, sicuramente quelli da mettere all'interno della grande torre, e poi avremo questi pezzi CT39BX2, CT40X2 e CT39AX2, che non so ovviamente cosa sono, dove andranno, ma ovviamente lo vedremo la volta prossima. Ok, allora apriamo i pezzi di questa volta, buttiamo le plastiche, tiriamo fuori il nostro Draco Malfoy, vediamo com'è, e come sempre è veramente molto bello, sono veramente fatte bene queste minifigures, devo dire che sono veramente il valore aggiunto di questa collezione. Ma poi passiamo, diciamo, alla fase di montaggio vera e propria, quindi dobbiamo prendere questo pezzo e questo pezzo e andare ad unirli in questo modo, praticamente, se ho capito bene. Dunque, vediamo un attimo. Dobbiamo capire il verso, ecco, così direi, probabilmente adesso li metto così, poi andiamo a verificare sul fascicolo in modo da non sbagliare, e dobbiamo prendere, vediamo, il pezzo lungo sarebbe questo qui, il CT38 e sì, il CT37, vediamo se da qualche parte ci sono scritti, ecco, questo è CT37, c'è scritto, e questo è CT38, quindi è giusto così come l'avevo messo, questo così e questo così. Quindi andiamo a fare questi cornicioni in questo modo e in pratica poi dovrebbero andare in qualche modo qui sopra. Ecco, questa è la parete e adesso vediamo se riesco. No, ovviamente non riesco perché non è mantenuto fermo da nessuna parte, però in questo caso quello che farà sarà tipo una cosa del genere, no? Abbiamo la parete che scorre
E la stessa cosa dall'altro lato sulla parete fissa, ovviamente. Quindi abbiamo costruito i due cornicioni. E ok, quindi questo non è stato sicuramente un montaggio molto soddisfacente, ma sicuramente abbiamo realizzato i due cornicioni da mettere appunto sopra le pareti. Vi ricordo che la parete scorrevole l'abbiamo completata, mentre la parete fissa non l'abbiamo completata perché non ci sono ancora state fornite le colonne da mettere in mezzo alle varie vetrate. Sicuramente non saranno presenti nella prossima uscita, come avete visto, ma probabilmente arriveranno a breve. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qui sotto se state procedendo, se vi piace questo bellissimo castello. Vi ricordo, se vi va, di dare un'occhiata al mio canale Telegram con le offerte Amazon che ogni tanto posto. Vi chiedo il solito pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere le prossime fasi di montaggio e in generale tutte le cose che posterò qui su questo canale. Io vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!